Sunrise, sunrise, looks like morning's in your eyes. But the clock says 9:15 for us. Sunrise. Ciao, allora, ho già steso su tutta la palpebra il Bear Study della linea Paint Pot di MAC. Adesso userò il pigmento, e questo è Old Gold, sempre di MAC, ed è questo colore qui. Utilizzerò per stenderlo la 239 di MAC, quindi cominciamo subito. Io lo prendo direttamente dal coperchietto perché ce n'è abbastanza, poi ne basta veramente pochissimo, e lo stenderò sulla palpebra mobile, così. Adesso prendo la 217 di MAC e sfumo leggermente il colore che ho appena applicato, il pigmento. Adesso utilizzerò la palette della Coastal Sands con i colori opachi e utilizzerò questo colore che è un marrone molto scuro, e poi utilizzerò anche questo. Quindi questi due sono i colori che utilizzerò per questo trucco. Quindi cominciamo subito e lo stendo. Allora, innanzitutto prendo, vediamo se la riesco a trovare, eccola, questo pennello. Prendo un pochettino del colore che vi ho fatto vedere, il marrone scuro, e lo metto qui e poi lo porto verso, lo porto nella piega nell'occhio. Così. Ne prendo ancora un pochettino. Così. E lo faccio arrivare praticamente qui. Tre quarti, diciamo, della, nella piega. Adesso utilizzerò la 219 di MAC. Prendo sempre lo stesso colore, questo marrone scuro, e ora che ho applicato il marrone scuro, prendo una blending brush e utilizzerò questa qui della Sonia Kashuk, potete utilizzare anche quella della MAC, qualsiasi blending brush. E lo inizio a sfumare, ovviamente verso l'alto, l'angolo interno verso, all'angolo esterno verso l'interno. Quindi così. E poi così. Adesso prendo l'altro colore, sempre dalla stessa palette, il colore che ho fatto vedere prima, che è questo qui, e praticamente lo metto qui su, in questo modo, con questo movimento qui. Fatemi posare. Prendo di nuovo la blending brush e sfumo il colore che ho appena applicato, così. Riprendo un attimino il 219, prendo un altro po' del marrone scuro, che voglio che sia un pochettino più evidente qui all'esterno, e lo lasciamo in questo modo. Ora matita nera morbida all'interno su,
qui giù. La mettiamo anche all'interno. Possiamo sfumarla con le dita se vogliamo. Adesso utilizzerò i Solar Beads colore Bronze Escape, sempre della MAC, e ovviamente li prendo sempre dal coperchietto e utilizzo le dita, quindi ne prendo un pochettino e lo metto qui. Prendo ancora un po'. Come sempre la cosa migliore è utilizzare le dita, perché col pennello veramente vanno da tutte le parti, sono incontrollabili. Credo che sia il metodo assolutamente migliore per metterli. Ne metto ancora un po', ecco. Adesso fatemi togliere velocemente l'eccesso. L'eyeliner utilizzerò questo della NYX nero. Dopo aver applicato l'eyeliner, prendo di nuovo la small brush per l'ombretto e prendo di nuovo il colore marrone scuro che ho utilizzato e lo passo qui, in questo modo, leggermente. Poi, utilizzo sempre la stessa brush, prendo il mio colore highlighter della Revlon, il beige luminoso, e lo passo qui su, così, e all'interno dell'occhio, e lo stendo qui anche, in questo modo. Allora, il prossimo passo è finire il look, quindi metto le ciglia, metto il mascara e ci vediamo fra un secondo. Allora, questo è il look finale. Cos'altro ho utilizzato? Ovviamente il Blankety della MAC con il Desert Glass Bare Necessity. Poi il Fard è della NYX ed il colore è il Peach. E credo che sia tutto. Ho utilizzato le ciglia numero 34, sempre di MAC, e è tutto. Un bacio, ciao!